Di nuovo in diretta da Lecco, Max Fontanini e Gian Bosio per Basket Lecco contro Apu GSA Udine. Queste le formazioni in campo per Lecco: 5 Casati, 7 Angiolini, 8 Sissé, 9 Todeschini, 10 Gatti, 12 Bassani, 13 Cesana, 15 Crippa, 17 Novati, 20 Negrena, Piazza. Per Udine invece 4 Bianchini, 5 Drissi, Piazza, 10 Guie, 12 Bellina, 13 Ughi, 14 Monini, 18 Vischi, 19 Principe e 20 Piani. Non c'è Vischi, ma c'è Paunovic, come abbiamo detto nel pre-partita. In attacco Udine, Guei da 3 punti, non va, si lotta al rimbalzo, recupera il pallone Federico Bellina. Gian, benvenuto in postazione, che partita ti aspetti? Buonasera Max, buonasera a tutti quanti voi amici da casa. Mi aspetta una partita molto molto dura, molto combattuta. Lei con una bella squadra, poi giocare qui dopo la trasferta a lungo non è sicuramente facile. Natomonino il suo tiro non va, sarà importante vedere l'approccio alla prima partita ufficiale in maniera GSA di Usman Guaye, come direbbero in Spagna, in piazza del triple a Barcellona, culla del tifolo blaugrana, è un crack. Lecco sul rettangolo di gioco con il quintetto formato da Negri, Novati, Gatti, Sisse e Bassani. Risponde Udine con Piazza, Gueye, Dri, Munini e Bellina. Il primo fallo è di Andrea Piazza, che è il giocatore, l'abbiamo detto poc'anzi, l'allenatore di Lecco, si chiama Paolo Piazza. Due tiri liberi per Gatti, che si accomoda dalla linea della carità. Il punteggio è sempre di 0-0 quando mancano 9 minuti, 4 secondi alla fine del primo quarto. Incredibile sforzo produttivo di FVG Sport Channel nel trasmettere in diretta anche questo match. Per voi cari amici che ci state seguendo da casa, Gatti segna primo tiro libero, altra opportunità per lui. Gatti 1 su 2, Munini recupera il rimbalzo. Molto bravo qui Klaus, far taglia fuori, non guardare solamente il pallone. Occhio a Gatti, giocatore di esperienza, se non sbaglio anche qualche partita con Napoli. Intanto errore di Guaye, parte contro il piede, ma stoppone di Bellina. Fede con la stoppata, nuovo possesso per Lecco. Gatti da 3 punti, scheggia il ferro, altro rimbalzo offensivo per il padrone di casa. Novati chiama lo schema corna, doppio piccherò l'alto, da una parte Gatti, dall'altra Bassani, sceglie lato destro Novati. Gatti perde il pallone, Bellino lo recupera, nemmeno Andrea Piazza, ancora Gatti in palleggio, arresto e tiro contro Fede Bellino, è corto, è un elbow, palla persa da Lecco, recupero e per la GSA che si deve ancora leggermente accendere in questo match. Il punteggio è sempre di Lecco 1, GSA 0. Non è una partita di calcio, è una partita di basket. Mancano 8 minuti e 20 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Andrea Piazza in palleggio, Dri ribalta lato per Claudio Munini, che cerca di attaccare dal palleggio Gatti. Claudio da 3 punti, va il capitano della GSA e Udine va avanti 3-1. Bravissimo Claudio ad attaccare Gatti, che non ha non ha la velocità per poterlo contenere. Penso che vedremo parecchi isolamenti per il capitano di Udine. Bassani in sacca da sottomisura, il 3-3 con cui Lecco impatta. Scelta difensiva quella di coach Piazza, Bassani su Bellina, Gatti su Munini, Gueye per Fede che mette la palla per terra, poi palleggio tra le gambe, Claudio Munini ribalta al lato per Filiberto Dri, 9 secondi sul cronometro dei 24. Un saluto anche agli amici che si stanno seguendo su Digitale Terrestre. Punteggio, lo ripetiamo anche per loro, Lecco 3, Udine 3, 7 minuti, 25 secondi alla fine del primo quarto. Novati per Gatti, frazione di passi in partenza, vista anche dall'arbitro, non l'abbiamo detto, chi sono i due arancioni sul rettangolo di gioco, Quaia e Sordi, due lombardi pure loro, però il commissario seduto al tavolo di ufficiali di campo è friulano, è Gianmarco Riuscetti. Sì, potrà venire in pulma con noi ancora un po', no, sto scherzando chiaramente. Curiosità su Gatti, non riesco a capire come sta giocando con questi calzettoni lunghi, quasi in tenuta invernale calcistica qua dentro, che ci saranno 47 gradi. Mismatch, scusate, body check falloso di Novati su Guiei, quindi rimessa in attacco per la GSA. Andiamo a rivedere il replay. Guarda Gianni il taglio sul linea di fondo di Gueye, Novati body check falloso. Intanto assegno Udine e Udine va avanti 5-3, Federico Bellina. Sì, è più che un replay, stiamo guardando la partita in streaming con 1 secondo/2 di ritardo, quindi possiamo commentare. E qualche fischio arbitrale dubbio, Antobellina recupera un gran pallone, GSA che ha la giusta intensità difensiva.
Claudio Monini per l'architetto, quarto di campo a disposizione per lui, arriva Federico Bellina per i pick and roll, si spazia Fede, palla per terra, Federico Bellina appoggia, non c'è fallo secondo gli arbitri, ha sbagliato il canestro, Federico Bellina dall'altra parte, non è in sovrannumero Lecco perché Gatti sta arrivando con qualche secondo di ritardo in transizione, Bassani batte Gueye mettendo la palla per terra e Lecco torna avanti sul, anzi scusate impatta, sì, Bassani risponde a Bellina, 5-5. Bassani sta giocando bene, prima ha preso una stoppata da Bellina, però su questo cambio difensivo soffriamo un po', però soffrono anche loro questa magia di tre, sfortunato il suo tiro, un in e out. Negri depone l'ovetto a mo' di cameriere, Lecco 7, GSA 5, quando mancano 6 minuti, 4 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco, Gueye in punta. Aspetta l'uscita del blocco di Filiberto Di che riceve Phil, 8 secondi su 24, Udine deve attaccare, Federico Bellina protegge il canestro, spara la tripla, Federico Bellina scheggia il primo ferro, in rimbalzo per Novati che conduce la transizione offensiva, Novati poi vuole giocarsela in modo controllato, pick and pop di Gatti che non riceve, Bassani resta lì per un pick and roll alto, 12 secondi sul chilometro di 24 per Lecco, Sissé si prende il tiro da tre punti contro Gueye e lo sbaglia, smanaccia il pallone Bassani, poi lo recupera dopo aver spintonato un po' Claudio Monini, Novati, infrazione di fallo in attacco, è un fallo di sfondamento. Andiamo a rivedere il replay, Novati in palleggio, cerca di battere il suo diretto avversario, sì, ci sta tutto. Due considerazioni, la prima, stiamo soffrendo Bassani, soprattutto in, sotto le planche, è uscito il playmaker Novati che si sta giocando così, si sta facendo un favore perché sta passando su ogni blocco a un metro in modo che Piazza riesce anche a venire a contatto con lui, poi due passaggi anche imbarazzanti, Novati non in gran forma questi istanti, Novati è stato anche protagonista di un episodio non alquanto edificante, uno giocava ancora a Riva del Garda, l'episodio che ha portato a un giorno e mezzo di carcere, però inutile neanche commentarlo, lascio voi amici da casa a cercare su Google. Lo show difensivo falloso di Bassani su Andrea Piazza, rimessa in attacco da lato lungo per la GSA, quando mancano 5 minuti e 8 secondi alla fine del primo quarto, 7 Lecco, 5 GSA al punteggio. Andrea Piazza cerca di tagliare il raddoppio, l'ultimo tocco è suo perché la palla è finita sullo stinco destro di Andrea Piazza, quindi rimessa è per Lecco. Un saluto anche ad Alessandro Pontoni che ci sta seguendo in diretta su FVG Sport Channel. È il ragazzo che si siede alla nostra sinistra quando noi giochiamo in casa. Salutiamolo, l'errore di Piazza, torna sull'errore tecnico, è stato quello di passare un metro al blocco di Bellina in modo il difensore è riuscito a tagliarlo e metterlo in difficoltà, tanto si sa un in e out, si sa curiosità e nazionale del Burkina Faso con cui ha giocato le qualificazioni ai giochi africani nel 2013. Filiberto Dri ha cercato con un cambio di mano frontale di battere il difensore ma non c'è riuscito, l'ultimo tocco di Lecco, rimessa in attacco per la GSA, Gueye, una sorta di alley-oop alzato da Andrea Piazza, non è arrivato a destinazione il passaggio dal numero 6 al numero 10 Udinese, palla persa per la GSA, il timeout in campo richiesto da coach Andrea Paderni, il punteggio, Lecco 7, GSA 5, 4 minuti, 39 secondi alla fine dei primi 10 minuti di gioco. Gian, riesce a darci tabellini? Purtroppo no, perché non, il programma della Lega non è ancora aggiornato, dammi qualche secondino Max, intanto torno sull'ultima azione, bella questa giocata, bravo Guayè con questo backdoor, bella palla anche di Piazza, probabilmente Usman la voleva leggermente più alta, si è trovata un po' troppo sotto, Guayè comunque si sta impegnando a trovare la giusta alchimia con i compagni di squadra, come detto in apertura, questo è un giocatore per la B2 potenzialmente un fenomeno, in A2 ha fatto la differenza, prima che partita sia con Verona sia con Scafatti in B1 viaggiava anche a 15 punti di media, poi è un giocatore che gioca anche con la giusta cattiveria agonistica, il classico underdog, il classico sottovalutato che ha dovuto sempre dimostrare di valere la categoria, quindi sono sicuro che si calerà con i giusti panni con la maglia di Udine. Purtroppo Max i tabellini non sono ancora aggiornati, ci fa un po' patire il sito della Lega, no, rimane ancora inchiodato lo scout, la fido time out, ripasso la palla 7-5 per i locali, nessun cambio, magari la prossima pausa, mentre intanto Angiolini sul rettangolo di gioco daremo anche gli aggiornamenti di Serie C, FVG, attacco per
Lecco, Angiolini, su di lui c'entra Piazza, Bassani taglia molto bene verso canestro, il palleggio, l'errore poi al tiro, rimbalzo di Federico Bellina, l'apertura subito verso Gueye, gioca a due con Federico Bellina, Gueye interrompe il palleggio, il passaggio è schiacciato che non arriva a destinazione per Federico Bellina che si accusa dell'errore. Fede ha fatto una finta di tagliare verso canestro, poi tornato sui suoi passi per ritornare oltre l'arco del 6,75. Gueye aveva fatto viaggiare il pallone per Fede, non è arrivato a destinazione, è finito sul muro, palla persa per la GSA. È detto tutto, misunderstanding tra i due, Gueye ha cacciato un urlo da gladiatore che ha fatto tremare il Palasport. Angiolini in campo, 40 anni se non sbaglio per lui, non è al meglio, addirittura i media locali lo davano in tribuna o in panchina per non di firma, invece fosse un po' di pretattica, eccolo qui in campo. Il recupero di Munir contro la piazza, Filiberto Dri appoggia, sbaglia, sfortunato anche lui, tanti errori da sottomisura per la GSA dall'altra parte, insacca la tripla Negri, se Udine sbaglia, Lecco per ora non lo fa. Questa fa male, questa fa molto male, è una classica pungicata romana come dolore, perché era un canestro facile facile, subito puniti da una tripla di Gatti. Filiberto Dri, oltre l'arco del 6,75, trompe il palleggio, Federico Bellina subito, da tre punti, primo ferro, non va, rimbalza di Bassani. Angiolini in palleggio, gioca due con Bassani, Angiolini interrompe lo stesso, si prende la tripla Gatti dall'angolo, lo mette, Lecco sale sul 13-5, adesso viene aggiornato anche il tabellone, sì, più 8 per Lecco. Personaggi in tribuna, bro, non possiamo dire assolutamente chi è, lasciamo un alone di mistero, magari in qualche ripresa lo intravederete, ma primo cambio anche per Udine, esce Dri, non ha giocato malaccio ma ha sbagliato un paio di canestri abbastanza facile, per un giocatore del suo pedigree, è andato Principe, si cambia un po', quindi è andato più alto, Comunini che flotta dall'ala piccola. Mattias Principe contro Gatti, c'è il fallo della difesa, due tiri liberi in arrivo per Mattias Principe che ha sostituito Filiberto Dri, quindi ora coach Andrea Paderni gioca con Claudio Munini da ala piccola, nel suo ruolo naturale. Il punteggio lo ripetiamo, Lecco 13, GSA 5, 2 minuti 41 secondi alla fine del primo quarto. Sì, siamo sotto di 8, bisogna attaccare il ferro, bravo qui Principe ad attaccare Gatti che onestamente non mi sembra un mostro fisicamente parlando, cioè un giocatore esperto che sa giocare bene, però rivedibile in fase difensiva come ha dimostrato anche prima lenta difesa su Monini, bravo Principe ad attaccarlo, però bisogna essere anche i tiri liberi, il primo non va a buon fine, il secondo invece sì, 13-6, sai che ti dico? Siamo neutrali, lo dico lo stesso, forza ragazzi. Pronto Matteo Piani sul cubo dei cambi per Gessa, esce De Blocchi, si siede sul lato destro, arriva Bassani per il birichero all'alto, lo show difensivo di Mattias Principe, Bassani però riceve un pallone delizioso dai mani di Sisse, Lecco sale ora più 9, 15-6. Questo aiuto recupero in categoria lo puniscono, lo fai velocemente oppure devi essere sicuro che il difensore dietro ti copra, se lo fai così ti battono subito, forse c'è la fallo su Usman. Gueye mantiene il contatto però commette frazioni di passi, cambio per la GSA, esce Andrea Piazza, dentro Matteo Piani, Usman imparante che rimanga tranquillo perché allenarsi è un conto, giocare un altro è l'esordio per lui in questa stagione dopo aver fatto la preparazione e tanti practice come si dice in inglese con la Scaligera la Verona. Sì, non deve assolutamente straffare, deve fare cose semplici, deve entrare nell'alchimia nel modo giusto, non cercano di risolvere la partita anche perché siamo nelle prime battute e anche gli arbitri ci stanno un po', non dico penalizzando, però c'è un metodo discontinuo, siamo 5 falli a 2, forse un due falletti Guzman li ha anche presi, però gli arbitri non hanno fischiato. Due minuti esatti alla fine del primo periodo, Angiolini in palleggio contro Matteo Piani, Angiolini interrompe il palleggio, Gatti in punta, ribalta lato verso il numero 9 Todeschini, ancora Angiolini, mette la palla per terra, poi il palleggio, arresto e tiro non vincente per Angiolini, Matteo Piani
Gioca controllato per la Gessal, consegnato l'end-off tra Bellina e Matteo Piani, esce il blocco di Claudio Munini, fronteggia canestro Klaus, blocco tandem per Gueye che non si alza a tre punti, subisce il fallo di Andrea Negri per l'Ecco, è già bonus, quindi Gueye, Andrea Lunetta per due tiri liberi e per rompere il ghiaccio e per segnare i primi pezzi in maglia Gessal. Sì, prima ho detto una scemata colossale, 5 falli a 2 a favore nostro, chiedo venia al pubblico che ci segue da casa, qua Gueye subisce un fallo evidentissimo, segna il suo primo punto in maglia GSA. Ancora Ous, il suo soprannome, 2 su 2. Secondo me se sbaglio il Gu, però io quasi quasi lo chiamerei Tropical Thunder, in onore anche delle sue origini, senegalese Doc, anche se è cresciuto a Verona. Tutto troppo facile qui, a un allora Gatti imbeccato da Angiolini. Forse in difesa bisogna fare un po' più la voce grossa, Max, no? Sì, per ora sì, 17 punti subiti nel primo quarto sono tantini. Palla un po' statica per la GSA, 10 secondi, sul cronometro dei 24. Osman ancora in palleggio, accetta cambio difensivo Gatti, Gueye lo batte sul primo passo, ben penetrazione, altro fallo per Osman. Allora te la butto lì, Gueye attacca sempre uno contro uno, a prescindere, perché secondo me il numero 10 della GSA potrebbe tranquillamente ogni partita subire ben 10 falli. Sicuramente le gambe da Roadrunner, il bip bip della Warner Bros. Ha un primo passo fulminante, ma questo non lo scopriamo noi. È una delle sue caratteristiche chiave. Lui all'inizio di carriera era proprio così, era un penetratore doc, abile, giocavo contro uno quando era l'under in maglia 30, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2001-2002. Poi pian pianino allenandosi ha messo su un ottimo tiro da tre punti che fa di lui un giocatore totale. 4 su 4 in rapida successione per Gueye, ancora l'Ecco in attacco, esce da blocchi Negri, riceve, poi si alza da tre punti, altro airball, anzi è scheggiato primo ferro, Matteo Piani ha mantenuto vivo il possesso, Mattias Principe consegnato per Osman, meno 7 per la GSA, 37 secondi alla fine del primo quarto, Osman chiede a Principe di mettersi dall'altra parte per portargli pick and roll, taglia raddoppio Osman, Osman si arresta, Alexa Pes per Matteo Piani da tre punti, Matteo Piani non va, secondo ferro, acchiappa al rimbalzo Negri, ci stava però, buon tiro per la GSA. Ora l'Ecco non potrà andare fino in fondo a questo primo quarto, c'è una discrepanza di circa 2 secondi tra il cronometro della partita, il cronometro dei 24, Udine può fare due falli di squadra per impedire all'Ecco di andare a canestro. Angiolini ancora trova Gatti, da tre punti a spazio, Gatti lo sbaglia, primo ferro, rimbalza in attacco, c'è il canestro e anche il fallo per Todeschini e tiro libero supplementare in arrivo per il 1-9 di Ecco. Claudio qua sta protestando, ma il fallo c'era, soprattutto nasce da un errore fondamentale, ovvero quello di guardare il pallone e non di guardare il proprio avversario. In questo modo, non facendo taglia fuori, perdi il controllo del tuo avversario che gli ha preso la palla sotto il naso, poi contatto, sì, si poteva fischiare e non fischiare, però secondo me è giusto punire questo contatto perché parte dall'errore precedente di non aver fatto taglia fuori. 4 secondi avrà a disposizione la GSA per concludere il primo quarto, sbagliato Todeschini, Osman recupera il pallone, 2-1, Gueye deve tirare, Gueye lo scadere, Gueye da tre punti, va! Osman Gueye, la GSA c'è, meno 6, 19-13, finisce il primo quarto. Azione da Showtime settimanale di FVG Sport Channel con il Messaggero Veneto. Azione da Tropical Thunder puro questa, eh? Pura adrenalina, è stato bravissimo a recuperare il pallone, a guardare, alzare la testa, a guardare il cronometro, ha perso un attimo il contatto col pallone, però lì è venuta fuori tutta la sua reattività, è stato bravo a mettere a posto i piedi e possiamo dirlo, a trovare solo il fondo del secchiello. 19-13, una GSA dai due volti, all'inizio non benissimo, sotto anche 15-5, poi brava a non perdere la testa, non perdere la canna, bravo anche il coach a muovere la panchina, a trovare i cambi giusti. Inter in vantaggio, 1-0, torrete di Bardi, Internazionale 1, Livorno 0, scusa la parentesi ma ci sta. Sì, che tra parentesi Bardi è anche dell'Inter. Tiraria di... Calcio scommesse. Tiraria di combino questo autogol del portiere. 19-13, 64 secondi, teniamo la linea. Teniamo la linea, ringraziamo anzi il buon Alberto Nizzo per la qualità delle immagini.
Enrico Tomati in regia. Finalmente la Lega aggiorna anche la propria pagina. Allora, via i tabelli individuali, le 19 punti di Lecco, 6 sono di Gatti, 6 di Bassani, 5 di Negri, 2 di Todeschini, mentre la pallacanestro Udine, 4 non aggiornati, 7 di Weyè, 2 di Bellina, 3 di Munini, 1 di Mattias Principe. Ci hanno appena detto che le statistiche non ci sono, chissà se sono giuste, io le ho lette. Quintetto in campo. Gennaio 1995, rinasce il mito dei Piombi a Udine, il locale dove trovi tutto quello che cerchi per passare una serata all'altezza delle tue aspettative. Nato come autentica birreria, i Piombi ha saputo modificarsi nel tempo per riuscire a soddisfare le mutate esigenze dei suoi frequentatori. Dalle carni alle deliziose tagliate, dalla bruschetteria alla pizza, dal baby menu alle più svariate idee di insalata, senza dimenticare le paste della settimana per chi decide di passare all'interno delle vecchie carceri del castello di Via Manin la sua pausa pranzo quotidiana. Birra e tanta voglia di divertirsi, i Piombi sono sempre aperti. È nato in Friuli Venezia Giulia un network di cliniche dentistiche low cost ma di alta qualità che ha rivoluzionato il mondo dell'odontoiatria italiana. Progetto Dentale Apollonia, una struttura odontoiatrica con tariffe contenute che mantiene un'elevata qualità del servizio e che risponde sempre sulle prestazioni eseguite. Progetto Dentale Apollonia è a Gemona del Friuli, Udine, Villotta di Chions e a Ronchi dei Legionari. Con Progetto Dentale Apollonia, la salute dentale è ora accessibile a tutti. Tengo la linea in campo Udine per soggiogare il quintetto, numero 10 Usman Weyè, numero 12 Federico Bellina, numero 14 Monini, numero 10 Piani, numero 19 Principe. Parlo io perché il buon Fontanini è andato a salutare il nostro Mister X, che non diciamo chi è. Quintetto in campo anche di Lecco col numero 20 Negri, col numero 9 Todeschini, con numero 16 una vecchia conoscenza, abbiamo visto le finali nazionali ad Udine, Riccardo Crippa in maglia Bergamo, ad oro in maglia Lecco. Chiudono il quintetto il numero 5 Casati, il numero 10 Negri, subito triple di Todeschini, 22 chi difende, 13 che attacca, passati 20 secondi di primo quarto, di secondo quarto. Purtroppo il punteggio oscilla sempre tra il meno 9 per la GSA Gueye, ancora da tre punti, va! Udine lì, Udine a meno 6, Gueye, un caro benvenuto da sottoscritto a Udine. Fammelo dire, boom, ciacalaca e Tropical Thunder, che poi porta a casa anche un fallo in attacco, scatenato. Sai cosa ti dico? Vado a chiamare la partita, speriamo che vada bene, chapeau al GM Davide Michele, c'è presente Pedone, perché hanno portato un grandissimo giocatore in Friuli, veramente credo il leader offensivo e difensivo che forse mancava. Speriamo che sia la classica ciliegina sulla torta. Salutiamo anche Carlone Feruglio che ci sta ascoltando in diretta, ci suggerisce con un SMS
grazie per l'aggiornamento calcistico, davvero ottimo. Lui che è interista come noi. Si è sciogliato il parquet, Paolo Piazza, allenatore di Lecco, sta parlando un po' con gli arbitri, protestando in maniera molto ma molto civile su questa ultima decisione. Matteo Piani in palleggio, si torna verso Osman, sul quale c'è il numero 5 Casati e Gueye, altri due punti, sono 12, Gessà meno 4, 22-18, 9 minuti esatti alla fine del primo tempo. E su qualche forum c'era qualche dubbio su questo acquisto, spazzati in questi primi 12 minuti. Gatti cerca di battere Federico Bellina, che scivola molto bene, Gueye buca l'anticipo, Novati si arresta, si alza e sbaglia, rimbalzo per Osman, altro possesso offensivo per la Gessà. Osman, lui in palleggio, gioca il pick and roll con Federico Bellina, che si spazia, Fede non si alza da tre punti, ribalta al lato, l'extra pass per Filiberto Drifil, in penetrazione c'è il fallo della difesa, Udine cieco la testa, Paolo Piazza chiama timeout, vediamo, no, cancella tale richiesta, sempre più 4 per Lecco. 8 minuti 28 secondi alla fine del secondo quarto, Osman è salito a quota 12, se non vado errato, su 18 punti. Matteo Piani aspetta l'uscita dei blocchi di Filiberto Dri, che riceve, fronteggia il canestro Phil, doppio blocco per liberare Gueye, riceve anche lui, ancora sul lato destro, Gueye mette la palla per terra, l'arresto e tiro il canestro, c'è anche il fallo e ci sarà il tiro libero supplementare, Osman Gueye e la GSA è lì. The Tropical Thunder baby, è il suo biglietto da visita, che azione, veramente un UFO, è atterrato qui e sta facendo i disastri. 14 su 20, mi correggi Max? Purtroppo si è parato troppo presto, Gueye ha sbagliato il tiro libero supplementare, Udine a meno 2, 22 a 20, quando mancano 8 minuti alla fine del secondo periodo. Casati, accetta cambio difensivo Bellina, Casati spara la tripla, l'errore, l'imbalzo di Mattias Principe, Matteo Piani cerca di far viaggiare il pallone, riceve Gueye, si va in post basso da Federico Bellina, spazio a Filiberto Dri, non si prende la tripla, arriva ancora Fede, pronto a piccherò l'alto, lo show difensivo non falloso di Gatti, riceve Federico Bellina che fronteggia il canestro, Fede palla per terra, semigancio destro, non va, è molto corto, a rimbalzo, l'ultimo tocco di Mattias Principe, palla di Lecco, chiama ora time out coach Paolo Piazza, l'avevamo visto anche prima fare questa richiesta, poi cancellato in un battibaleno. Udine a meno 2, 22 a 20, quando mancano 7 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo. Occhio però non rilassarsi, non passare la palla a Wayè, speriamo che faccia tutto lui, che sì, è forte ma non è il messia, serve un mottoncino da tutti. È andato bene in campo Dri nel secondo quarto facendo la cosa giusta, ovvero penetrando, portando a casa un fallo. Abbiamo rimesso in carreggiata, due punti, non appare solo un'inerzia, ovviamente manca una vita, però abbiamo rimesso in piedi dopo la partita, dopo un avvio assolutamente shock, Max. Sì, però non dico che abbiamo scoperto l'acqua calda dicendo durante la cronaca a Gueye di star tranquillo, lui sa da solo che la partita arriva da lui stesso, Gueye in principio ha cercato sempre di mettere la palla per terra non appena riceveva la boccia, poi nelle ultime azioni ha giocato all'interno del sistema di coach Andrea Paderni, uscite dai blocchi, un quarto di campo a disposizione e sempre la battuta sul primo palleggio del difensore. Te l'ho detto io, infatti parlando di Usman, c'è questo termine catalano coniato in piazza dei tripli, culla del tifo blaugrana, sia calcistico sia cestistico, che veramente descrive la perfezione un giocatore di questo livello, ovvero crack, giocatori che rompono la partita in due, e Usman lo sta dimostrando. Sì, se in palleggio c'è il fallo di Matteo Piani quando mancavano 8 secondi alla fine dei 24 per Lecco, che sta riscontrando qualche difficoltà nell'attaccare la difesa della GSA, secondo fallo per Matteo Piani, esce Bellina, rientra Claudio Monini, Udine non ha trovato con l'assetto fatto da Bellina e Principe sotto canestro la giusta chiave di volta nel recuperare molti più rimbalzi soprattutto in difesa, ora
Esce Fede per riposare, Monini torna da numero 4 in difesa contro Gatti, mentre Principe si accoppia contro Negro, c'è cambio subito difensivo in diretta tra i due. Gatti contro Mattias, Gatti cadendo all'indietro, no, trova un passaggio per Novati che insacca la tripla, Lecco sale a più 5. Fastidioso questo tipo di Novati, dopo ha fatto danni come la grandine, rischia di accendersi. Questo è un quintetto in cui tutti devono dare qualcosa di più, soprattutto in fase difensiva, e magari Principe non butta via un pallone così banale, però tutto sommato questo è un quintetto che mi piace, un quintetto da sbarco di Normandia. Gatti, altro giro, altra corsa dall'arco, Principe se l'è perso un po' di volte e Gatti ha fatto quello che ha voluto, e Lecco torna più 8, 28-20, 6 minuti 40 secondi alla fine del primo tempo. Filiberto Dri, la stoppata di Sissé, staccandosi dal lato debole, Sissé fa viaggiare il pallone, palleggia il resto e tiro di Negri che sbaglia, Gueye recupera il rimbalzo in difesa, Gueye in palleggio contro Sissé, la sfida tra i due giocatori di colore, Gueye vuole fare tutto lui, poi trova Matteo Piani da tre punti importante, Matteo sbaglia. Monini cerca di mantenere vivo il possesso, non ci riesce, cambio Udine, fuori Matteo Piani, dentro Andrea Piazza, Lecco più 8, 28-20, 6 minuti, 11 secondi alla fine del secondo quarto, te la butto lì caro Gian, ora l'architetto si sveglierà e comincerà a maturare punti. Eh sì, c'è bisogno di lui in campo, soprattutto in fase di dettare i ritmi di gioco, anche perché Guaier, come detto, era da parecchio fermo, quindi mi aspetto anche magari un leggero calo fisico nel terzo quarto, non può fare tutto quanto lui. Sfortunato prima di lì, ha fatto tutto quanto bene, è andato fino in fondo, lì ha partito la stoppata di Sissé, che è un atletismo veramente devastante, però qui Negri, fate Gatti, tutto troppo facile, siete un po' graziati, eccolo qui Piazza. Rientrerà fra qualche istante secondo me Federico Bellina sul rettangolo di gioco, Dri palleggia questo tiro in solitario, l'errore, Dri si è fatto male alla caviglia, Dri ha qualche problemino alla caviglia in fase di ricaduta, vediamo se Phil può continuare senza problemi. Dri zoppica un po', reclama un contatto falloso. Bravo tattico qua, formato contropiede di Lecco. Ci sta come lettura caro Gian. Ci sta tutto, non c'è la copertura a rimbalzo per la GSA. Infatti Piazza è una furia in panchina. Lui che ne sa, ha ragione anche lui dal suo punto di vista. Giocata maliziosa, via. Sicuro, sicuro. Occhio a questo schema a corna di Lecco, che è la prima opzione, e il giocato uno contro uno di Novatti. Mattias Principe contro Sissé, c'è un mismatch di Gatti contro Filiberto Dri, Gatti cadendo indietro a segno con altri due punti, aggiorna il suo massimo vantaggio la formazione lombarda al 14esimo, è 30-20, Gueye da tre punti, non va Principe, lotta rimbalza col tapin, converte il meno 8, pronto Federico Bellina come ampiamente previsto su come dei cambi per la GSA. Eh sì, rapido, sono incuriosito da questa rotazione dei lunghi dopo la partita di Miniussi, se sarà a tre, ovvero Monini, Bellina e Principe, altro canestro di Novatti, o se lunga la rotazione da qualche minuto magari a Bianchini o mettendo Guaier da 4. Meno 10 per la GSA, 32-22, 4 minuti, 42 secondi alla fine del primo tempo, l'architetto piccolo alto parato da Claudio Monini, Principe gioca a 3 con Claudio Monini e Andrea Piazza, poi Klaus subisce il fallo, Andrea Lunetta con due tiri liberi. Bel triangolo per il trio della GSA, Federico Bellina sul parquet al posto di Mattias Principe. Claudio Monini pronto con due tiri liberi. Gli arbitri vanno a parlare con coach Paolo Piazza. Vediamo se Alberto Tonizzo riesce a inquadrare l'allenatore di casa. Giusto un attimino, grazie Alberto. Diamo intanto qualche aggiornamento di serie CFVG. Ieri la Falcostana in diretta su FVG Sport Channel ha vinto a Tarcento per 58-78. Poi negli anticipi Latte Carso 7-8, Bor 7-2, San Daniele 8-8, Servolana 7-1, La Tisana 9-4, Rai 5-4, Pallacanestro Monfalcone 6-7, Cervignano 7-1, Codroipo 6-9, Don Bosco Trieste 5-7. E ora si stanno giocando in contemporanea con questa partita Romanska Ligaris, Fagagna Breg e Fogliano Goriziana. È già finito il Don Bosco Fagagna? 0-7? Codroipo già finito, 0-7 di per i talent.
di coach Daris. 32-24 per Lecco. Novati tiene il controllo del pallone, però passa sempre a 4 km dal blocco. Bene così, perché Usman può marcarlo faccia a faccia. Gatti perde la boccia, attacco convulso, ma si sente ancora il pallone. Tiro a schede 24, anche questo è un canestro che fa veramente, ma veramente tanto male. Manca un po' di cattiveria su queste palle vaganti, questa doveva essere nostra. L'ideale sarebbe tuffarsi, come ha detto coach Andrea Palermo in sede di presentazione, per recuperare queste palle vaganti. Andrea Piazza interrompe il palleggio, Bellina lo si prende la tripla, Claudio Monini perde la maniglia, si tuffa sul parquet, c'è palla 2, la legge truffa del possesso alternato, premia la GSA comunque in questa fattispecie. Cambio per Lecco, rientra Angiolini, uscirà Novati forse, oppure Negri, oppure il numero 9 Todeschini, esce Todeschini, rientra Angiolini. Udine a disposizione 4 secondi sul cronometro dei 24 per concludere questa azione offensiva. 3 minuti 50 secondi alla fine del primo tempo, meno 10 per la GSA, 34-24. Pronto con la rimessa, Filiberto Dri trova Andrea Piazza, Andrea la finta, poi apre il campo per Bellina da 3 punti, non va, peccato. Bella lettura per la GSA sulla rimessa, Andrea Piazza monta la pressione addosso ad Alberto Angiolini, supera la linea di metà campo. Lecco negli 8 secondi previsti da regolamento, sì, se poi c'è un fallo lontano dalla palla di Andrea Piazza contro Alberto Angiolini. Caro Gian, siamo sì di rincorsa a meno 10, però si può migliorare, mancano i punti di Piazza e di Bellina soprattutto. Sicuro, Durandi assenti, speriamo che entri in partita. Fallo quanto inutile qua di Piazza, che commette il terzo fallo su Angiolini, che classe 73, ti puoi far battere così in penetrazione, subire un fallo del genere. Vuol dire che mentalmente non sei in partita e c'è bisogno di te, accidenti. Speriamo che adesso questo terzo fallo di Piazza, sì, speriamo che adesso questo pit stop in panchina lo svegli per il terzo quarto. Sfortunato però, sul secondo fallo sfortunato, su questo secondo me era assolutamente assenza psicologica. Forza Andrea, ho bisogno di te. Meno male che Angelini non segna il primo. Anche Dri, se non sbaglio, quota 0 come punti segnati. Purtroppo non abbiamo maledetto scout. Insolito 0 su 2 dalla linea della carità per Angiolini. Chissà che non sia un segnale per la GSA che è in attacco. Matteo Piani in palleggio, Claudio Monini, Frantesa Canestro contro Sisse, Federico Bellina contro Gatti in punta, si torna verso lato destro, Gueye in palleggio, trova in post basso Filiberto Dri, 6 secondi alla fine di 24, fil, mano sinistra, colito del ferro, non va, l'ultimo tocco di Sisse, non secondo l'arbitro. Claudio Monini aveva fatto carambolare il pallone addosso al giocatore di casa, rimessa però per Lecco, stato sfortunato in questo frangente Filiberto Dri, che non ha accusato troppo dolore dalla scavigliata di poco tempo fa. No, e qua anche sfiga, passami il termine, ha fatto tutto bene, è la quarta volta che un tiro di flying out, vedete la palla non sono con noi, tanto viene fischiato un fallo veniale a Bellina, secondo me non c'era, era traveling, l'invazione di passi sull'arresto. Però veramente abbiamo idea della pallacanestro contro questo istante, speriamo che sua santità, ho detto dei cieli, ecco Jordan ci guardi, magari cambia un po' la rotta, perché veramente 4-5 tiri di fil esco da non nulla. Gatti ci grazie ancora, sbaglio un libro, non sbaglia mai due tiri liberi di fila Gatti, niente da fare. Non dire gatto se non ce l'ha nel sacco. Più 11, massimo vantaggio per Lecco. Danza sui blocchi, Tropical Thunder, altro doppio uscita per Dri. Tropical lo serve, piccherò i comunini, più che altro un velo. Dri si accontenta del resto del tiro. Benvenuto Filiberto Dri. Benvenuto, 2 punti per lui, meno 9. Si fa sentire alle nostre spalle anche Carletto Nobile per incitare Filiberto Dri ad accendersi in questo match. Meno 9 per la GSA, 35-26. Matteo Piani si deve adoperare in difesa contro Angiolini, gli fa commettere fallo in attacco. Angiolini ha sbracciato un po' col gomito sinistro. Bravo Matteo Piani ad accentuare il contatto. Meno 9, palle a mano per la GSA, cambio per Lecco, fuori Angiolini. Terzo fallo anche per lui, rientra il numero 9 Todeschini. Bel fischio questo.
di Signori in Arancio. C'era tutto questo foglio di Angiolini per cercare di crearsi un vantaggio, sbracciato notevolmente. Bravo Matteo Teo Piani a mostrarlo agli arbitri. Siamo in un buon momento. Sì, un buon momento, bisogna anche ritornare da Gueye. Io la vedo così. Filiberto Dri va dritto per dritto, Matteo Piani, Alexa per Spera, Osman da tre punti, non va, peccato il rimbalzo di Gatti. Tanti tiri aperti per la GSA, non mandati a bersaglio, sì, se quasi frazione di passi, non per gli arbitri, Gatti da tre punti, non va, rimbalzo di Claudio Munini che si arresta, rifornisce Osman, attacco per la GSA, 1 minuto 39 secondi alla fine del primo tempo, Osman taglia il raddoppio, Munini da tre punti, non va, sbilenca la tripla del capitano bianconero. 35-26, sempre per Lecco, quando mancano 1 minuto e 25 secondi alla fine del secondo quarto. Osman si adopera anche in difesa contro Sissé. Gatti non sfrutta il mismatch a sua disposizione. Novati con una magia non accolta né dal tabellone né dal ferro. Gueye in palleggio dall'altra parte per Claudio Munini in post basso. Klaus contro Negri, Klaus linea di fondo, Klaus il fallo della difesa, due tiri liberi per Claudio Munini. Udine in questo quarto ha segnato per il momento 13 punti e ne ha subiti 16. La differenza sta tutta nella difesa, così come anche la stessa cosa è successa nei primi 10 minuti di gioco. E anche un paio di punti giunti in maniera rocambolesca al 24esimo secondo, con un secondo possesso regalato. Dice siamo a un buon momento. Negli ultimi tre minuti abbiamo subito solamente un punto su tiro libero. Klaus fa 2 su 2, time out immediato chiamato da Piazza. 35 per i padroni di casa, 28 per Udine. Siamo in un buon momento, Max, dobbiamo adesso dar seguito a questo momento facendo una difesa arcigna. Sì, stavo notando qualche particolare sul mio taccuino, no? Per poi fare la cronaca a fine partita. Udine ha qualche difficoltà nell'attaccare il canestro, tanta fluidità c'è stata nel momento in cui c'è stata la fiammata di Usman. Stavo guardando quando Udine dal 15 a 8 all'ottavo minuto ha avuto ...14 punti in striscia di Gueye, è arrivata con un break di 7-14 sul meno 2. Ma lui anche dal palleggio sta creando molto, una volta in penetrazione ha servito benissimo Piani dall'angolo, un'altra volta ha servito Klaus, PD per terra l'arco di tre punti, per due buoni tiri dall'arco da lunga distanza, non sono andati dentro, però è stato creato un bel gioco. Se mettiamo dentro quei due tiri da tre, siamo 35-34. Sì, sì, per Negri, Gatti contro Bellina, 10 secondi alla fine di 24, Gatti sbaglia il rimbalzo di Usman, 45 secondi alla fine del primo tempo, in palleggio Matteo Piani contro Todeschini, ancora Matteo mantiene vivo il palleggio, Osman batte sul primo passo, sì, sì, Osman c'è il fallo, l'ho visto dagli arbitri, incredibile, si va dall'altra parte, sovrannumero per Lecco, sì, sì, da tre punti, sbaglia, secondo ferro, rimbalzo di Federico Bellina, abbaglio da parte degli arbitri. Brutto questo, brutto non fischio. Ma discrepanza di un secondo tra cronometro della partita, cronometro dei 24 per la GSA che comunque potrebbe concludere con la palla in mano il primo tempo, 10 secondi alla fine del secondo periodo, ne mancano ora 7 su 24 per la GSA, Osman deve andare, Gueye deve andare, 3, 2, Osman taglia raddoppio, non c'è fallo, Osman, Elsa Pes per Bellina, scadono i 24 secondi, ne manca uno per Lecco per concludere il primo tempo, un secondo per Lecco. Negri, palla in campo a Todeschini che sbaglia la tripla e finisce qui il primo tempo il punteggio. GSA 28, Lecco 35, ti stuzzico un po' caro Gian, Lecco continuerà a tirare così bene? Secondo me Lecco sta vivendo di episodi, la tripla di Gatti del parcheggio del McDonald's qua dietro,
un canestro di Sisseas che è di 24, un altro canestro innovato, un po' fortunoso, un due non fischi brutti, onestamente quasi mi prendo un tecnico io, scendo in campo e mi prendo un tecnico, perché veramente c'è un due contatti che non è assolutamente a favore nostro, ci sta anche poi degli abiti, per amor di Dio. Secondo me siamo in partita, però dobbiamo crederci, mettere dentro qualche tiro buono che abbiamo avuto in campo aperto e difendere leggermente meglio e la rimettiamo in piedi, perché l'abbiamo rimessa in piedi, eravamo andati 22-20, pur essendo sotto di 10, siamo sotto di 7, 35-28. Che dire, amici da casa, non cambiate canale, perché secondo me saranno 20 minuti intensi e chissà perché no, la GSA magari rimetterà in piedi la partita. Ripeto, mancano i punti di Bellina, Dri e Piazza, manca tanto, quindi la GSA può solo migliorare. Ripetiamo il punteggio, Lecco 35, GSA 28, la linea regia risentirci fra circa 8 minuti per il secondo tempo di questa sfida di DNB in diretta in esclusiva su FVG Sport Channel. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Il centro sportivo comunale Bruno De Marchi a Villanova di Pordenone è la casa dello sport. Qui cresce il Pordenone calcio del futuro. Le giovanili del sodalizio nero-verde si allenano e disputano le partite ufficiali, potendo contare su tre campi regolamentari. Qui i baby talenti nero-verdi sono seguiti passo passo, accompagnati al centro con i pulmini. Pranzano nella mensa interna, una mensa da serie A, e partecipano a laboratori di doposcuola, prima di cominciare le sedute con i mister. Qui si allenano la Graffi Studio Pordenone, i club della serie A femminile, oltre a numerose squadre di calcio a 5 grazie alla disponibilità delle palestre. Qui ha il suo quartier generale, la sezione AIA di Pordenone. Qui nascono nuove ballerine alla scuola di danza interna al Pordenone Calcio. Si prova al De Marchi per poi esibirsi a teatro. Qui puoi incontrare i grandi personaggi dello sport. Nel 2013 hanno tenuto lezione ai nostri allenatori professionisti come Di Carlo, Turci e Rossitto. Qui ha fatto visita ai nostri ragazzi Daniele Molmenti, medaglia d'oro olimpica a Londra 2012. Un'ottima occasione per i ragazzini e soprattutto per le famiglie. Qui non si va mai in vacanza. Terminata la stagione agonistica, il centro è invaso dai bambini del PN Junior Camp, promosso dal Sistema Calcio Giovani Pordenone. Istruttori qualificati, strutture di eccellenza e tanto divertimento. Qui aspettano te. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione, per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Siamo di nuovo in diretta, Gian, si riparte in questa ripresa da almeno 7, dicevamo, tanti punti subiti. Manca poi anche qualcosina in attacco, no? Dai magnifici tre, chiamiamoli così, Piazza, Dribellina. No, manca più di qualcosina in attacco. Visto dei due tempi sono sceso, ho visto anche Filiberto parecchio sconsolato, ho parlato un attimo con lui, gli ho detto non preoccuparti, adesso la palla entrerà. Tutto un discorso mentale, adesso guarda anche Piazza, mentre Bellina è stato sfortunato, ha preso buoni tiri, la palla può entrare o non entrare. Chiaramente tutti ci aspettiamo qualcosetta di più da loro e sicuramente secondo me arriverà. E ti dico di più, secondo me la portiamo anche a casa. Riprende la partita, torniamo in postazione commento. Max Fontanini e Gian Bosio per il secondo tempo di Lecco contro Apu GSA Udine. Quintetti sul rettangolo di gioco per Lecco.
Gatti, Novati, Negri, Sissé e Bassani per Agesse, A, Piani, Dri, Gueye, Munini e Bellina. 5 secondi alla fine di 24 per l'Eco, Novati va per Gatti, Gatti, penetrazione, appoggia a canestro il più 9, 37 a 28 per l'Eco che comincia bene. Troppo facile questo canestro assolutamente di Gatti, su Mogliano anche in plastica, neanche fosse stessi Egumo. Occhio Bellina che si alza ed è subito un morto, un ciachelacca, 37 a 31, attenzione, Bellina nella partita. Serviva come il pane questa tripla di Fede, meno 6 per Agesse A, che lì che non molla, che vuole assolutamente portarsi a casa questa vittoria, sì, se galleggia nel cuore dell'area, cavo Claudio Monini che rimane contro di lui, Gueye in palleggio, vediamo se si riaccende Osman, Osman in palleggio, attacca Negri, Osman, Novati sfortunato anche lui, peccato, Novati mantiene il ritmo leggermente alto, ancora Novati, va in penetrazione, batte Matteo Piani che spende un fallo per Matteo Piani, è il terzo fallo personale, manca anche la tenuta difensiva sulla prima linea per Agesse A. Eh sì, ci battono il primo palleggio anche qui, anche prima si sa, onestamente almeno un palleggio bisogna tenerlo, non è perché Novati non mi sembra più irresistibile, cioè, fa questa finta di sopracciglio che tende a sbilanciare, ha scelto il primo, vediamo se sacca anche il secondo, no, Sdong, Claudio recupera il rimbalzo, serve Gu, passa a metà campo. Osman in palleggio, si spazia Claudio Monini che ha un mismatch contro Gatti, Klaus non lo batta da palleggio, ancora l'end-off per Osman Gueye, 7 secondi alla fine di 24, palla un po' stecca per Agesse A, accende i razzi Osman che commette fallo di sfondamento, ci stava forse l'extra pass per Matteo Piani che non ha ricevuto, il fallo è di Gueye e ci sarà un nuovo possesso per l'Eco. Due forzature filate di Usman, come detto prima nel primo quarto deve stare tranquillo, deve giocare come sa, coinvolgendo tutti, come l'ha fatto, ha fatto 14 punti filati e subito gran palloni, siamo lì, due possessi e mezzo, 38-31. In palleggio Negri, trova Gatti, Bassani in post basso, mismatch contro Filiberto Di Bassani, converte due punti. Torna più 9 l'Eco, 40 a 31, Bassani ha sfruttato tutta la sua fisicità spingendo fino sotto canestro Filiberto Dri che ora in palleggio lo interrompe in maniera frettolosa, Bellina ribaltato per Matteo Piani, Matteo da tre punti con la tabella, non c'è la dichiarazione ma come è successo a Scanzi, anzi a Conte la scorsa settimana al Benedetti, stavolta è successo a Matteo Piani. Lo posso dire, TV, un po' di culo anche per noi, dai, 40-34, possesso importante questo in difesa, Usman su Sissé, fallo di Munini, si accusa immediatamente. Rimessa in attacco per l'Eco, si carica Novati dal lato corto quando mancano 7 minuti e 25 secondi alla fine del terzo quarto, 40-34 per i padroni di casa, Bassani ribalta lato verso Negri, serie di blocchi, anzi uno per liberare Negri in punta, va per rettare, luce frazione di passi per Gatti, si se deraglia, poi fa cambolare il pallone addosso a Bellina, poi la boccia calpesta e tocca i piedi di Sisse che era già fuori dal campo, quindi rimessa per la GSA, l'ho spiegata bene, è un po' difficoltosa, comunque palla bianconera. Spiegate benissimo, viene un po' da ridere perché ogni volta che sento il nome Sissé penso al coro della Lazio in onore di Sissé il calciatore che riguardava anche Totti e ieri di Brasi, mi strappa sempre un sorriso. Sì, l'ho preso a fantacalcio a gennaio dello scorso anno, no, da questa stagione, pensavo che mi facesse almeno un gol, non l'ha neanche fatto, grazie Sissé. No, li ha fatti dopo col Portsmouth se non sbaglio. Sì, in Coppa o la Premier League, non in campionato, non in Serie A, quindi non serve a niente, insomma. Sai che sembro molto Gian Boyce al fantacalcio quest'anno, tu l'altro anno sei finito penultimo, no? Con Kroos e Borriello in attacco, io quest'estate cosa ho fatto? Ho preso Kroos e Borriello. E dove sono? Penultimo. D'altronde è così, d'altronde anche Sissé l'hanno visto con la Blasi nel privé, le citava il gol. Si asciuga il parquet, 7 minuti, 12 secondi alla fine
del terza frazione, 40-34 punteggio per Lecco. Quintetti invariati. Mattopiani e Usman a colloquio ravvicinato. Mattopiani in palleggio per Gueye. Sale, riceve Federico Bellina, subito da tre punti, non c'è il fallo per gli arbitri, sbaglia Fede il tiro che non è stato limpido, per così dire, da dietro la smanacciata di Filiberto Dri, fallosa per gli arbitri. Andrea Paderni protesta in maniera vibrante con il duo in arancione. Federico Bellina in precedenza si è alzato da tre punti con anche un tocco difensivo sul suo braccio destro, non visto dagli arancioni. Secondo me qua Paderni ci sta tutta la protesta, voleva essere solo identico mentre ultimo richiamo della coppia in arancio. Secondo me vuole prendersi un tecnico Dan Petersoniano, quello per cambiare il metodo arbitrale. Ed eccolo qua, protesta, porta guadagno, falli un attacco di Gatti. Onestamente non riesco a capire come può giocare con tutte le fasciature. 43 gradi all'ombra qua dentro. Sì, perché siamo posizionati in mezzo a due, chiamiamolo così, silos, due tubi, non so. Soprattutto Charlie Nobile ha appiccicato questo silos, che è rimasto acceso per tutta la partita di pallavolo femminile precedente alla nostra, di B2, no? Adesso l'hanno spento e leggermente la temperatura si è abbassata a 30 gradi. Gouye! Sbaglia! Sfortunato anche in questo caso. Sempre meno 6 per la GSA, che non riesce a sfruttare e cambiare marcia. D'altra parte Bassani ci punisce ancora una volta. Ci sta facendo nuovi Bassani, massimo rispetto, però ci sta facendo nuovi Bassani. Gu, servito, step back, finto tiro, serve Bellina, potete posto i piedi, tiro, esce di un non nulla. Stava pallone si sa, altro tentativo sfumato, Novati per Bassani, basta. L'errore di Negri dal mezzo angolo, rimbalzo per Agessa. Pronto Mattias Principe sul cubo dei cambi per Udine, Filiberto Dri. Arriva Federico Bellina per un piccolo alto, Dri per Fede, Fede in penetrazione, Fede l'extra pass per Osman, da tre punti, va! 42 Lecco, 37 GSA, 5 minuti, 35 secondi alla fine del terzo quarto. Tripla che veramente vale oro, siamo meno 5 giocando così, così, ci vuole una buona difesa, anche magari con le maniere forti di Phil. Su Negri, Gatti batte facile Bellina, ci sei solo il soletto, in sacca, 44 chi difende, 37 chi attacca. Attacco per AGSA che rincorre a meno 7 quando stiamo per entrare nella seconda metà della terza frazione. Ancora Filiberto Dri, fino in fondo, c'è il fallo della difesa, due tiri liberi per Filiberto Dri. Bisogna continuare ad avere questa faccia cattiva sportivamente parlando, accendere i razzi e andare fino in fondo, dritto per dritto, fino al capolinea. Sì, sì, sicuramente cattiva anche non sportivamente parlando, bisogna sporcarsi i gomiti, sbucciarsi le ginocchia, solo così si torna in Friuli con il foglio rosa. Cambia le parti, esce Negri, dentro Angiolini, Principe entrerà per Filiberto Dri. Forse rifiuterei, cambierei il cambio, si fa 2 su 2, magari Dri si accende. Due terribili per Filiberto Dri, dopo che uno dei due arbitri è andato a parlare con coach Andrea Paderni per spiegare qualcosa in riferimento a Gueye. Phil segna primo, dei due tiri liberi. Ancora Filiberto, 25esimo minuto. Filiberto Dri, 2 su 2, cambio Udine, esce Filiberto Dri, rientra Mattias Principe e ora coach Andrea Paderni ripresenta lo stesso assetto che ha portato Udine a meno 2 in precedenza. Speriamo porti bene. Sì, sì, per Novati, Angiolini contro Claudio Monini, Angiolini cerca il varco per alzarsi da tre punti, non lo trova, Bassani per Angiolini, mezza da tre, Angiolini galleggiando nel cuore dell'area, sbaglia Bassani, non recupera il rimbalzo, Mattopiani, vediamo se si alza da tre punti, Mattopiani, l'ho chiamata, da tre punti, non va, sbaglia, Bellina rotta il rimbalzo, non riesce a recuperare il pallone,
altra chance sprecata dalla GSA per entrare con decisione nel match. Sissé per punire Udine, non ci riesce. Bassani recupera, rimbalzo in attacco, Angiolini da tre, non va, secondo ferro, Gueye, rimbalzo in difesa, Sissé da dietro recupera il pallone, non c'è il fallo per gli arbitri, Angiolini ancora a tre punti, c'è il fallo, c'è il canestro, azione da quattro punti potenziale per l'Eco. Non so cosa dire qua, Max, questa non fa male, questa è veramente una badilata, perché abbiamo regalato due possessi, due extra possessi, con sempre il solito Andrea Bassani recuperare un pallone in mezzo a tre maglie nere, poi Guaier si è fatto rubare il pallone, però errore anche dei compagni che non hanno chiamato il difensore. Angiolini segna e subisce fallo da tre, tripla Danilovic, esce Munini e rientra Filiberto Dri, però di nuovo eravamo lì, di nuovo eravamo un soffio, di nuovo siamo sotto di 8. Angiolini da lunetta, un tiratore di tiri liberi infallibile. Angiolini in sacca, 48 che difende, 39 che attacca, 4 minuti sul cronometro. In campo Piazza c'è bisogno tanto dell'architetto, ma Sever Architetto, fallo di Sissé contro Gueye. Ha vinto la Caligaris intanto a Roma, scontra la Ferroluce nella sfida tra due delle quattro damigelle, 88-84. Serie C FVG. A colloquio il tavolo di ufficiali di campo con uno dei due arbitri, dopo che la GSA aveva perso il pallone. Tre minuti 49 secondi alla fine del terzo quarto, Novati in palleggio, Angiolini gioca da guardia o da playmaker, ha giunto, va per Etele Principe, non recupera pallone, Angiolini ancora da tre punti, primo ferro non va, Filiberto Dri recupera il rimbalzo, Phil in palleggio, in attacco, Phil ribaltato per Andrea Piazza, Osman Gueye, doppio pick and roll per lui, da una parte Bellina, dall'altra Principe, Gueye interrompe il palleggio, Fede torna verso il numero 10 della GSA, 9 secondi su 24 per Udine, Gueye si prende il tiro da tre punti, Osman ancora, Udine a meno 6, 48-42, per adesso è arrivato il momento di acchiappare l'Eco. Siamo tutti figli di Usman dopo questa tripla, veramente, qua commette però fallo il buon Gueye, onestamente c'è bisogno anche di altri attori protagonisti. 48-42, fischio così così, però due tiri liberi per Sissé, perché Udine già in regime di bonus a 184 secondi a fine del terzo quarto. In sacca il primo Sissé, che di solito quando segna il primo segna anche il secondo. Due su due per l'Eco dalla linea della carità, 50 a 42 in favore dei padroni di casa. Quando mancano 2 minuti e 53 secondi alla fine del terzo quarto, Dri nel cuore dell'area, c'è il fallo, non visto da parte degli arbitri, sotto rimbalzo, Angiolini recupera la boccia, Novati dall'altra parte per Angiolini, altro giro, altra corsa da tre, sbaglia Gueye, recupera il rimbalzo in difesa, Andrea Piazza cerca di battere Novati, si arresta in cuore dell'area, viene rifornito poi Mattias Principe che fa saltare Gatti, Mattias sbaglia, si lotta ancora, Bellina spinge Gatti a rimbalzo, c'è il fallo in attacco di Fede e vengono dati due tiri liberi a Gatti, che secondo gli arbitri aveva possesso, secondo me no veramente, due tiri liberi. Lo ti passo il microfono, Max, perché se no pensato come dirigente è meglio in questo momento non parli.
2 minuti e 28 secondi alla fine della terza frazione. 50-42 il punteggio in favore di Lecco Udine, che è stata avanti in due occasioni sull'1-3 al primo minuto frutto della tripla di Claudio Monini e sul 3-5 al secondo minuto col canestro di Federico Bellina. Questi sono stati gli unici due momenti in cui la GSA ha comandato. Riescono le squadre dai time out. Osman Gui intanto è salito a quota 20 punti personali, due liberi per Gatti. Ripeto, secondo me non c'era possesso, però per gli arbitri non era proprio così. Gatti segna primo dei due liberi. L'ho rivisto, la palla era sul ferro, fischio questo allucinante. Ancora Gatti dalla linea della carità. Gatti 1-2, sale a più 9 nuovamente Lecco, 51-42. Filiberto Dripper, Mattias Principe che si prende il tiro cadendo lì indietro. Mattias Principe, meno 7 GSA. E adesso ci vuole una difesa con gli attributi, la difesa arcigna, primo set, ci siamo anche noi in campo, perché sono gli arbitri, non ci vedono, non ci fischiano quei falli come prima. Dobbiamo fare una difesa forte. Principe rimane contro Novati, Sissé contro Guei e Bassani, Fede Berrina non riesce a recuperare il pallone, Angiolini 4 secondi a fine 24, Angiolini con mano sinistra, sfortunato in and out, Principe mantiene il pallone tra le mani perché stava arrivando da dietro Sissé a cacciargli la boccia. 1 minuto, 38 secondi alla fine del terzo quarto, Guei in palleggio, Bassani lo show difensivo, sbaglia il passaggio Guei, viene intercettato da Bassani, Novati fa viaggiare il pallone per Gatti che sbaglia la tripla, Sissé non riesce a recuperare il pallone del tutto Guei, poi Sissé mette il ritmo, Novati che insacca la tripla. Lecco sta punendo la GSA in ogni momento. Quanto fanno male questi doppi possessi. Gatti ci grazia, sbaglia la Bibane in modo anche un po' così, ma lì il rimbalzo deve essere nostro. Lì il rimbalzo deve essere assolutamente di Udine, invece seconda palla concessa, altra tripla. Unita, siamo sotto di 10, Max. Questa tripla, la tripla col fallo di Angiolini sono 7 punti, eravamo a meno 3. Invece stiamo parlando di un'altra partita, 54 chi difende, 44 chi attacca, 107 secondi alla penultima sirena sul cubo di cambio Matteo Piani. Filiberto Dri trova Andrea Piazza che si è spazzato sul prolungamento del tiro libero destro, Andrea Piazza va fino in fondo, la magia dell'architetto Andrea Piazza. C'è tanto bisogno di lui in questo istante, c'è tanto bisogno di lui, di queste giocate per spezzare il ritmo, di queste penetrazioni per muovere un po' la difesa, non c'è bisogno di questi falli. Col bonus non bisogna fare questi falli, peccato. Terzo fallo anche di Dri, secondo in panchina per la prima volta nella partita. Lui è il coach protesta, ma il fallo penso c'era onestamente. Ha giocato 29 minuti e 5 secondi di fila Osman, ha fatto vedere anche belle cose. Sa che è primo Angiolini, gran tiratore di tiri liberi. Niente, non mi va a segnare neanche le cuffate, Max. 56-46, meno di un minuto. Attacco per la GSA, Andrea Piazza accende i razzi, Filiberto Dri mantiene fermo il pallone, ha perso l'attimo la GSA, ancora Phil, accetta il cambio difensivo Gatti, Phil cerca di battere, Phil extra pass per Andrea Piazza, l'architetto da tre punti, va Andrea Piazza, 5 punti striscia, 1-7, 30 secondi alla fine del terzo quarto, si è acceso l'architetto, attacco per Lecco, Sissé
Ancora il pareggio contro Mattias Principe, che sciva molto bene contro di lui Gatti, forse frazione di passi non vista dagli arbitri, ancora Sissé, pareggia se tiro Sissé, sbaglia primo ferro, Bellina recupera il rimbalzo, 9 secondi alla fine del terzo quarto, l'architetto per Filiberto, Fil deve andare, 5 secondi alla fine del terzo quarto, Fil deve andare, 3, 2, Bellina lo scaliere, terzo quarto, non va in and out, finisce qui la terza frazione del punteggio, Lecco 56, GSA 49, sempre meno 7, come alla fine del primo tempo. La qualità della miscela, le lavorazioni tradizionali, l'amore per il caffè, le conoscenze tecniche di una famiglia che ha radici nel passato. Nasce nel 1968 un'azienda di torrefazione che vi dà oggi la qualità di sempre. Demar Caffè, dal 1968. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali ad Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti, di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relativa a forniture di attrezzature sportive. Peccato questo tiro di Bellina, è andato veramente bene, è stato bravo Dri a rallentare l'azione, quasi mostrare di essersi leggermente assorbito, invece bravo a tirarsi in raddoppio, a scaricare il pallone per Bellina che aveva un tiro comodo, purtroppo per Udine il tiro è uscito, c'è vita però, 56-49 il punteggio, 7 punti non sono pochi ma non sono neanche tanti, ci aspetta sicuramente un quarto periodo da Cardio Palma, come ha detto bene Max Fontanini, 7 punti di distacco come a fine secondo quarto, pur giocando secondo me questo terzo periodo non benissimo, soprattutto nella prima parte. Siamo ancora lì, siamo ancora a un soffio da Lecco. Adesso è importante tirare fuori tutto quello che sia dentro, stare il cuore oltre l'ostacolo. Purtroppo amici da casa non vi posso leggere i tabellini perché
le statistiche non vanno, un problema abbastanza comune in questo inizio di stagione. E Benedetti ci dice buon tonizio, però funziona, no? Squadra in campo, Udine. Allora amici, da casa vi posso dire solo una cosa, allacciate le cinture, mettete attaccati al teleschermo, del pad, della TV, poi sarà un quarto periodo, batticuore, Udine in campo, maglia nera, banda bianca, sguardo fiero, con numero 5 Dri, numero 12 Bellina, numero 6 Piazza, il numero 19 Gaucho Principe, il numero 20 Matteo Piani. Questi 5 condottieri di coach Paderni, dall'altra parte Lecco in maglia bianca, banda blu, numero 17 Novati, numero 9 Todeschini, numero 10 Gatti, numero 7 Angiolini e numero 7 il di Dio Bassani, che ci sta facendo male, prima un possesso per Udine, Principe, gioca backdoor con Dri, it's Martini Dri time, free, Dri, free, ormai vale tutto, siamo a meno 5, 56-51, questa è importante, questa difesa, Cora Bassani, sorridere sotto canestro, parte il tiro di Gatti, questo tiro della media ce l'ha, ci fa male, 7 punti da due squadre, con una schema a pugno, l'architetto. Attacco per Udine, è arrivato un altro risultato di CFVG, Fogliano ha battuto di 1 la Goriziana, Dri viene intercettato il pallone da Todeschini che poi ha calpestato la linea laterale, rimessa in attacco per la GSA, 9 secondi alla fine dei 24, ripetiamo, Gioclima Fogliano 6-6, alimentare a Goriziana 6-5. Manca ora l'appello, solamente il risultato di Fagagna, dove la Blue Service sta ospitando il break, piccione viaggiatore di Matteo Principe, poi Andrea Piazza converte il 58 a 53, c'è il fallo di Filiberto Dri in fase difensiva. Udine che sta tornando, diciamo così, a minor svantaggio in questo momento, che è il meno 5. Cambio Udine, rientra Osman Gueye, esce Filiberto Dri, gravato di 4 falli. 9 minuti, 1 secondo alla fine della partita, c'è anche il fallo tecnico a Filiberto Dri. Deve essere chiesto dagli ufficiali di campo se il fallo viene dato tecnico o la panchina a Filiberto Dri perché era fuori. No, si è già fatto il cambio tecnico alla panchina, eh? Si è già fatto il cambio tecnico alla panchina. Vabbè, ma è alla panchina. Tecnico alla panchina? Infatti non si alza a prendere il quinto fallo. Sì, però non si può prendere un tecnico così. San Angiolini ci grazia, errore sul primo. Ci sono 4 tiri liberi per Lecco più palla con la rimessa da metà campo. Lecco, Angiolini 0 su 2. Fatto insolito, ragazzi, è incredibile. Ancora Angiolini, stavolta farà 2 su 2. Angiolini sbaglia anche questo, cioè incredibile, non è mai successo. Neanche a Gorizia sbagliava così tanto. Ancora Angiolini, Angiolini 1 su 4. Poteva farci molto molto più male. Angiolini 1 su 4 dalla linea della carità, palla per Lecco che comanda più 6, 59 a 53, 8 minuti 58 secondi alla fine della partita. Gatti ritrova dalla spazzatura al pallone, non c'è prezzo di passi, poi l'architetto strappa il pallone dalle mani del giocatore di casa, piazza va fino in fondo. Ci sarà una rimessa in attacco per la GSA. Anzi, due tiri liberi, incredibile. Anche questo è un fischio che non capisco. Due tiri liberi per Andrea Piazza. L'ha fischiato nel palleggio. Difatti l'allenatore casalingo protesta. Altro abbaglio da parte degli arbitri, ma stavolta ce lo teniamo stretto. Segna Andrea Piazza il primo.
Ancora l'architetto per tornare ipoteticamente a meno 4 e sarebbe importante. Andrea Piazza, segno. Bene, 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 bene così, siamo a un tiro di schioppo. 4 punti delle due squadre, adesso è importante fare una gran difesa. Forza Teo, forza Gaucho, forza Andrea, forza Fede, forza Usman. Palla di difesa su questo pick and roll, Max. Sì, sì, contro Federico Bellina da dietro, smanacciata fallosa di Fede Bellina, ci può stare, ci sta. È quarto fallo di Federico Bellina? Terzo, ci sta. Tecnicamente qua ha fatto una scelta né carne né pesce, non ha fatto né un body check forte per costringere Sissé a un entramento in palleggio, ha fatto una mezza cosa, ne è venuto un fallo. Io onestamente io farei pur passare Sissé, lo aspetterei dietro. Bassani per Angiolini. Matteo Piani si applica in difesa, ho lato Deschini, 8 secondi alla fine 24, forza ragazzi, ora bisogna difendere. Federico Bellina scivola contro Todeschini, che sbaglia, primo ferro, Principe, c'è il fallo di Bassani, lo vede l'arbitro, Piazza, vediamo se chiama time out, ci riflette un po' su, non lo chiama, fa continuare il gioco e l'inerzia e la rottura prolungata in favore della GSA. Bel giocatore però, questo Andrea Bassani, classe 89, su ogni pallone. L'architetto per andare a un possesso di differenza. Principe per Federico Bellina, Fede, batte la difesa, Federico Bellina, meno 2, time out per l'Eco, 59 per l'Eco, 59 Gessà, 8 minuti, 8 secondi alla fine della partita e applaude anche Ricky Trucolo. Adesso mi viene la rabbia, perché abbiamo dimostrato in questi due minuti, difendendo un po' di squadra, tutti insieme, parlando anche della panchina, possiamo recuperare qualche pallone, in attacco penetrando, troviamo canestri buoni, bravissimo qui Fede, non rilassarsi, non cercare un tiro da tre punti, non ingolosirsi, ma attaccare lo spazio e trovare questi due punti che sono una mamma santissima veramente, 59 a 57, vediamo se c'è qualche cambio. In un momento critico, Max, con 4 tiri liberi per Angiolini, più palle a lato, potevamo andare a meno 12. L'idea della pagata ci hanno sorriso. E come l'araba finisce, la GSA risorta dai propri ceneri, adesso è sotto di 2 punti, a 8 minuti dalla fine, manca una vita, noi ci siamo. Escono le squadre dal time out. Ripetiamo il punteggio. L'Eco 59, GSA 57, manca tantissimo il possesso. E per i Lombardi, 8 minuti, 8 secondi alla fine di questa vincente partita, che è ovviamente in diretta e in esclusiva su FVG Sport Channel, su Digitale Terrestre e in streaming. Un saluto di nuovo al presidente Pedone che ci sta seguendo direttamente dagli studi di Campo Formido. Sissé contro Gueye, Sissé interrompe il palleggio, Principe contro Negri, Negri perde il pallone, perde la maniglia, Gueye recupera la boccia, altra chance per Udine, Piazza per impattare o per andare avanti, l'architetto in palleggio, Mattias Principe fronteggia il canestro, esce dai blocchi Federico Bellina per andare avanti, Bellina va! Federico Bellina e Udine va avanti! Ci siamo signori, prima volta dopo 33 minuti, siamo avanti e ancora altro errore! Attenzione, attenzione, adesso abbiamo un possesso chiave, giochiamolo bene, cerchiamo i punti deboli. L'architetto Gatti in anticipo contro Bellina, ancora l'architetto in palleggio, mantiene vivo il pallone, Gueye riceve contro Todeschini, c'è il fallo, no, c'è l'infrazione di passi. Piazza aveva chiamato un altro timeout e ha cancellato tale richiesta, peccato. Cambio l'Eco fuori Todeschini, rientra Novati, 7 minuti, 11 secondi alla fine il punteggio, l'Eco 5-9, GSA 6-0. Tutti i break li abbiamo fatti senza Novati in campo, con Todeschini sul parquet, dobbiamo stare attenti adesso. Dobbiamo fare una buona difesa, soprattutto sul primo palleggio, tenere l'uomo. Angiolini contro Matteo Piani, interrompe il palleggio Angiolini, Gatti in punta, ancora l'end-off per il numero 7. C'è il fallo di sfondamento, sì. Angiolini, quinto fallo se non vado errato. Vediamo un po'. No, il quarto, aspetta. Tanto c'è un cambio. Bassani sta per rientrare. Uscirà Angiolini, quarto fallo. E cambia anche l'assetto, perché adesso mette, sposta, coach Piazza sposta Negri da 3, mette due lunghi
di potenza sotto canestro, e quando c'è questo assetto noi soffriamo molto, perché vanno a rimbalzo in tre. Ecco, va a rimbalzo Gatti, va a rimbalzo Bassani e va a rimbalzo anche Negri. Negri che è un'ala fisica, fa lavoro sporco e permette questo spesso di catturare il rimbalzo di Bassani. Bravissimo Usman a leggere questa azione difensiva, ha visto che Angiolini stava caricando testa bassa, si è messo nella direttrice, ha portato a casa uno sfondamento che è veramente importante per noi, come dove questa azione. L'architetto su linea di fondo, ancora l'architetto in palleggio, l'architetto mantiene il piede per uno, salve per terra, piani da tre punti, primo ferro no, è un airball, bellina! Con rimbalzo e canestro. Questo è un assist, Teo, questo è un assist, chiaramente è stato un assist. Bravo Fede a capire tutto, a trasformare. Attenzione Gustavo per recuperare un altro pallone. Bravissimo Fede a leggere l'azione, a segnare il suo quinto punto filato e a portarci più tre. Massimo vantaggio ospite. Non sono 5 ma sono 7 i punti di fila di Federico Bellina. Esce Matteo Piani, rientra al suo posto Claudio Munini. Oh, bravo Max, perché mi si è chiusa la vena. Attacco per Lecco, Novati in palleggio, ancora Novati contro Federico Bellina che cerca il cambio difensivo. Bellina difende molto bene contro Novati, la palla carambola contro il piede sinistro di Novati, palla GSA. 6 minuti, 10 secondi alla fine, Udine più 3, palla in mano. Qua Padane si è preso un rischio, ha cambiato quintetto, ha messo Klaus Munini al posto di Piani, ha alzato il quintetto, ti spiego perché Max, perché sa benissimo il coach che soffriamo rimbalzo con questo assetto di Lecco, allora ha voluto mettere Munini e avere un assetto anche noi con tre lunghi, con due lunghi e mezzo. Bellina da tre, non va primo ferro, rimbalzo di Novati che non lancia il contropiede, Sissé, Novati ancora interrompe il palleggio, Sissé ora viene messo in rimbalzo da tre punti e Sissé impatta. Bravissimo Sissé. Bravo anche Novati, dopo aver fatto un primo quarto così mi ha smentito di brutto e state tanto bene al ritmo offensivo. Gueye, piccolo lato parato da Mattias Principe, Gueye, sogno di fondo, l'extra pass per andare a piazza che non si prende la tripla dietro, c'è il fallo di Sissé, è il quarto fallo di squadra per Lecco, arriva in bonus la compagine lombarda, viene resettato il cronometro dei 24, cota 14, rimessa in attacco da lato lungo per la GSA, si incarica Claudio Munini. 5 minuti, 28 secondi alla fine della partita, 6-2 Lecco, 6-2 GSA, Claudio Munini con la rimessa, palla in campo ad Andrea Piazza, Gueye non riceve, ancora Andrea per Bellino, ancora l'end-off per Andrea Piazza, 8 secondi alla fine dei 24, cefalo di Bassani, due tiri liberi in arrivo per Andrea Piazza, che nella ripresa ha preso in mano la squadra. Bravissimo Andrea, grande giocatore, grande uomo, dopo 25 minuti così in cui ha sofferto anche psicologicamente, tutto fuori tutta la sua classe, 5 punti filati, grande dettatura di ritmi di gioco, qua bravissimo a portare a casa il fallo, questo è il suo pane quotidiano, lui si trasforma anche libero, no, accidenti Max, ti passo il microfono a te che non porto male io. Andrà Piazza ancora dalla linea della carità, Piazza segno e Udine torna avanti. Sui liberi commenti tu Max. Va bene, ci sto, 6-2, Lecco, 6-3. GSA al 34esimo minuto, era importante ritornare avanti anche per mezzo canestro, c'è un fallo di Federico Bellina, è il quarto, terzo fallo di squadra per la GSA, quarto fallo ripetiamo per Federico Bellina, si asciuga il parquet. 5 minuti, 9 secondi, alla fine della partita, 6-2 Lecco, 6-3 GSA, Novati con la rimessa, Gatti per Bassani, Negri trova in punta lo stesso Novati, Novati contro Mattias Principe, 6 secondi alla fine del 24, Novati da 3 punti, non la mette, Bellina, rimbalzo, subisce il fallo di Gatti e ora dovrebbero essere due tiri liberi, vediamo? Eh sì, voglio due tiri liberi qui Esatto, perché il mondo è una ruota, gira e ci sta questo fischio e ci sta che sono due tiri liberi. Qua proprio il possesso secondo me era molto più evidente di prima. Due tiri liberi per Fede, Max ti passo il microfono. Bellina, dalla linea della carità, per una coppia di tiri liberi che potrebbero portare Udine a un possesso pieno di differenza. Bellina a lungo, sbaglia. Nuova opportunità per Federico da Gemona del Friuli. Bellina a segno, 6-2 Lecco, 6-4 GSA,
35esimo minuto. Bellina, autentico protagonista in questo ultimo periodo. Bassani ribalta per Novati, di nuovo accetta cambio difensivo. Mattias Principe, Negri contro Claudio Monini, che scippa il pallone, bravo Claudio, apre verso Andrea Piazza che aspetta l'arrivo dei rinforzi. Mattias Principe mette la palla per terra, Principe, giro di Walter, Principe sbaglia, Bellina sale al piano superiore per recuperare, rimbalza in attacco ma non ci riesce. Sissé, Gatti, Novati, palla per terra, forse iniziata l'infrazione di passo in partenza, poi Negri insacca la tripla e l'Ecco va avanti sul 65-64. Ci ha fatto male questa tripla, siamo messi non benissimo in difesa, ha tirato solo il soletto Negri, rivedibile anche l'azione in attacco. Goeie nel cuore dell'area, Osman sbaglia, sfortunato, poi c'è il fallo di Osman che ha strattonato il difensore. Rimessa per l'Ecco, quarto fallo per Guglie. Problemi di falli di qua e di là, Bellina e Guglie, quattro falli personali. Rimessa per l'Ecco. Un saluto anche a Lorenzo Iussi, generale K, te lo ricordi a Fantacalcio, ci sta seguendo in diretta. Attacco per l'Ecco, Bassani, scusate Negri, pardon, trova Gatti, Gatti fronteggia il canestro contro Claudio Monini, 5 secondi alla fine di 24, Novati si deve prendere la tripla, Novati non sbaglia, secondo ferro, rimbalzo per Andrea Piazza, l'Ecco 6-5, Gessà 6-4, 3 minuti, 27 secondi alla fine della partita. Andrea Piazza trova Mattias Principe, consegnato ancora per l'architetto, blocco tante per Claudio Monini che riceve da oltre l'arco del 6-75, altro doppio blocco per Osman Guglie, da 3 punti, Guglie, va! Osman Guglie, Udine più 2, 6-5, 6-7. Tropical Thunder, baby, che tripla, signori! Volevamo un uomo che ci togliesse il castagno del fuoco, eccolo qui, Osman Guglie. Peccato questo canestro, ci sei, bravissimo a tirare sopra la testa di Principe, che ha fatto un buon minuto difensivo, però a volte c'è anche l'attacco, è stato bravo, ci sei. Lo stesso schema di prima, Claudio Monini, doppio blocco per Guglie, da 3 punti Osman, va! È marziano Aleko Osman Guglie. Non so cosa dire, veramente, che tripla, che tripla, 67-70, 150 secondi se la matematica mi assiste. Negri interrompe il palleggio, Sissé su linea di fondo, Sissé mano destra, segno, altro bel canestro per Sissé. È una partita bellissima in diretta su FVG Sport Channel. 6-9 l'Ecco, 7-0 Gessà, 2 minuti e 10 secondi alla fine della partita. Guglie contro Negri, Principe consegnato per Osman, palla per terra per Osman, ancora Guglie, deve andare, 5 secondi alla fine dei 24, Bellina deve tirare, Fede deve tirare, Bellina, c'è il fallo della difesa, 2 tiri liberi per Federico Bellina, autentica giocata di esperienza di Federico D'Agemona. Bravo Max, mi batto le parole, giocata di esperienza, giocata di uomo da categoria superiore, si era accorto che mancavano 5 secondi, lì un giocatore mediocre prende e spara un tiro da 3 sbilenco, Giulio è stato bravissimo a penetrare, andare fino sotto, un po' di autostudio, 2 tiri liberi per noi. Bellina sbaglia il primo, primo ferro per lui, altra chance per Fede Bellina. 1 minuto 55 secondi alla fine della partita, Bellina 1 su 2, 6-9 l'Ecco, 7-1 GSA, più 2 per i frulani. Novati in palleggio per Angiolini che è entrato sul rettangolo di gioco, Piazza l'anticipo, l'architetto, l'architetto contro Novati, l'architetto del pole Novetto e Udine va più 4, chiamate Mot coach Piazza, 1 minuto 38 secondi alla fine della partita, qualche problemino o forse solo stanchezza per Fede Bellina, dovrebbe essere tutto ok, riordiniamo le idee, Udine più 4, 6-9, 7-3, 1 minuto 38 secondi alla fine della partita. Udine esce dal time out, allora spazia i quintetti,
Lecco, maglia bianca col campo, 7 Angiolini, 10 Gatti, 20 Negri, 17 Novatti, 8 Ibrahim, Ayu, Sissè, Udine, maglia bianca, maglia nera, banda bianca, sguardo fiero, 14 Monini, capitano, 6 Piazza, 19 Gaucho, 10 Tropical Thunder, 12 Fede. Angiolini contro Claudio Monini, accetta capo difensivo Bellino, Angiolini, penetrazione Angiolini, resta per Sissè, Sissè da 3 punti, tiro Smilenko lungo, il rimbalzo è difensivo per andare a piazza, Goye mantiene ritmo alto, Goye mezza da 3 punti, l'architetto gestisce il possesso, un minuto, 15 secondi alla fine, andrà a piazza in palleggio. Piccherò lato parato lì da Federico Bellina, della piazza per Fede, ricezione difficoltosa, Bellina per Principe, un tiro libero, Principe! Principe! Time out per Paolo Piazza, 6-9, ecco, 7-5 GSA, un minuto, 3 secondi alla fine, manca tanto, manca tanto. Abbiamo visto gli Infri, stiamo vedendo il paradiso Max, veramente, eravamo in un girone dantesco, Charlie Nobili in piedi sopra di noi, uguale a Ricky Truccolo, siamo a più 6, 63 secondi, io veramente un infarto in corso, non è playoff, ma questa partita conta forse più di playoff per noi. Adesso è importante non far falli, è importante non concedere un secondo tiro, è importante far taglia fuori, è importante adesso questo time out, guardarsi negli occhi, parlarsi, ricordarsi di quanto sia importante questa vittoria per la squadra, per il pubblico di Udine, per la città, per il presidente, per la dirigenza, questo foglio rosa ci serve e lo vogliamo prendere. Squadra in campo, stessi effettivi, occhio, occhio questo schema. Rimessa per Lecco, Novatti dal lato lungo, Novatti palla in campo a Gatti, su dice Bellino, Fede, Fede, Fede! Fa la carambola di palla addosso a Gatti, palla recuperata per la GSA, Federico Bellina, sia in attacco, sia in difesa, è un fattore. Hai visto l'uno di Federico Bellina, sembrava Tardelli, in Spagna 82, sembrava grosso, ad Dortmund con la Germania, andiamo, siamo a 6 punti di vantaggio, dobbiamo gestirla. Andrà a piazza contro Novatti, ancora andrà a piazza per Guglie, Guglie abbassa il ritmo, 14 secondi alla fine dei 24, ne mancano 48 alla fine della partita, Osman Guglie in palleggio, Guglie sul lato destro, arrivava Bellina per il pick and roll, 6 secondi alla fine dei 24, Guglie deve andare, Guglie per Bellina, Bellina per chiuderla, Fede, Guglie ha vinto Lecco! Mi sono da ridere, l'abbiamo portato a casa, Max te l'avevo detto, anche se qua sei Angiolini, te l'avevo detto, fine secondo quarto, la portiamo a casa, l'abbiamo fatto, ma grandi questi ragazzi, hanno dato fuori gli attributi nel momento più delicato di questo inizio stagione. Fallo contro Federico Bellina che andrà in lunetta con 2 tiri liberi, 24 secondi alla fine della partita, 7-1 Lecco, 7-7 GSA, Federico Bellina dalla linea della carità. Ci sono già 2 possessi pieni di differenza tra le squadre. Federico Bellina segna il primo tiro libero. Ancora Fede Bellina. A segno 2 su 2. 71 Lecco. 79 GSA che ha vinto nella sesta d'annata di DNB. La prima partita in trasferta, sbaglia Lecco, 15 secondi alla fine, Gian, il tuo commento? È un momento difficile, è venuto fuori tutta la classe di Usman Guaye, l'uomo preso per tornarci le castagne del fuoco, lo ha fatto proprio in una serata d'autunno. Ecco qua, tutta la gioia di coach Moderni che sfoga tutta la sua rabbia, mi alzo anche in piedi, cioè siamo tutti in piedi Max. Nel momento poi in cui serviva la squadra, è venuta fuori la squadra, è venuta fuori tutta la squadra, prima con Piazza, poi con Bellina, un paio di giocate chiave anche di Principe e quella palla rubata del capitano Monini, un momento delicatissimo. Abbiamo avuto la fortuna e l'onore di raccontare questa vittoria in trasferta, la prima in questo campionato della GSA più Udine, però con detenza anche del presidente Pedone che anche domenica prossima non deve venire al Maranga, deve fermarsi negli studi di Campo Formido perché lì porta bene, stiamo scherzando ovviamente. Grazie Gian, bella trasferta, torniamo a Udine con tanta contentezza, adesso mi sparo 2 pizze sul pullman, da Lecco è tutto,
Un saluto e ringraziamento per Alberto Tonizzo e Gian Bosio da Max Fontanini e alla prossima su FVG Sport Channel. Federico Bellina, autentico protagonista della vittoria della GSA qui a Lecco. Fede, hai fatto un ultimo quarto incredibile, sei in attacco e sei in difesa, cos'è cambiato? Beh, rispetto ovviamente alla fine del terzo quarto? Beh, abbiamo avuto tanta fame, perché comunque siamo arrivati dopo un lungo viaggio, i primi due quarti eravamo un po' rincoglioniti, non so se si può dire in TV, però... Bip! Esatto, eravamo un po' addormentati, però avevamo troppa voglia di vincere questa partita, perché dobbiamo dimostrare che deve cambiare questa rotta. Non abbiamo mai mollato, anche in quelle che abbiamo perso, però ci deve dar sempre qualcosa in più per portarla a casa. Oggi, nell'ultimo quarto, abbiamo dimostrato che abbiamo voglia, il gruppo c'è, vuole vincere il più possibile, finalmente ci siamo sbloccati anche fuori casa. Osman ha già messo il suo marchio e la sua impronta sulla GSA. Non lo conoscevano, era nuovo. No, beh, Osman è un signor giocatore per la categoria. Io sono giocato insieme ai piani superiori e si sa che fisicamente per questo livello è devastante. Dobbiamo sfruttarlo, l'abbiamo sfruttato bene. Adesso abbiamo avuto poco tempo per inserirlo comunque, però ci ha dato una grossissima mano. Adesso lavoriamo duro come abbiamo sempre fatto e pensiamo già alla prossima. Infatti domenica arriva Castellanza al Benedetti. Toccherà farla perdere. Ci saremo anche noi e anche Federico Brina con la GSA. Certo, speriamo ci sia veramente pieno il Benedetti. Coach Andrea Paderni, partiamo dalla fine, dal 5 alto che hai scambiato con i tuoi giocatori in panchina. Io credo di non aver mai esultato così per una vittoria, perché veramente noi oggi volevamo fortissimamente vincere e avevamo assolutamente bisogno di vincere. Per come la vivo io, per quanto ci tengo insomma a questa squadra, a questa società, insomma a quello che facciamo, veramente una sconfitta oggi sarebbe stata pesantissima. Ci sono stati anche dei momenti difficili, probabilmente per due quarti e mezzo abbiamo fatto la peggior difesa dall'inizio del campionato, però devo dire che i ragazzi erano partiti molto contratti e si vede dalle palle perse, dal fatto che in difesa eravamo immobili, che non reagivamo sui tagli, sulle situazioni. Evidentemente questa settimana, che è stata una settimana particolare, la squadra l'ha sentita e questo è un bene, perché vuol dire che, intendo dire, tutti i ragazzi che sono qua tengono a quello che fanno e se si sentono messi in discussione comunque ne soffrono, e questa è una cosa assolutamente positiva. Dico che è positiva perché poi fortunatamente ci siamo sciolti, abbiamo superato la tensione che avevamo all'inizio. C'è stato un momento veramente difficile quando nel terzo quarto siamo tornati a meno 10 o a meno 9, perché lì mancavano ancora 3 minuti del terzo quarto e noi ci eravamo già messi con la testa sul fatto che dovevamo vincere la partita col salvatore della patria 1 contro 5, prendendo le forzature, non ci stavamo più passando la palla. Poi devo dire che secondo me gli ultimi 5 minuti siamo rientrati in parete, e poi gli ultimi 5 minuti veramente l'abbiamo gestita bene, siamo andati sempre a prendere il tiro che avevamo detto che volevamo prendere, abbiamo difeso, finalmente ci siamo buttati per terra. E questo secondo me è l'inizio del nostro vero campionato. Io voglio che l'identità della mia squadra sia quella che si è vista negli ultimi 5 minuti. E veramente ti dico che oggi sono contentissimo per questi due punti e questa vittoria su un campo difficile contro una squadra che ha giocato bene, ma io sono veramente contento. Gueye si è inserito molto bene, no? Sì. Ma ti dirò, io per adesso l'avevo visto 3 allenamenti, un amichevole, è una situazione diversa. Oggi l'ho visto veramente coinvolto nel rapporto con me, con i compagni, ci teneva, voleva fare bene, voleva vincere, bene così, insomma, il giocatore ovviamente non si discute. Se vai a vedere, ci ha dato quei tiri che fino adesso nel nostro gioco, nelle nostre partite, c'erano mancate. Oggi noi abbiamo vinto la partita anche grazie a dei tiri che, invece, se andiamo a vedere le partite che abbiamo perso, sono quelle che abbiamo subiti, cioè uno che esce comunque con la mano in faccia, si alza e fa canestro. Cioè noi le partite le abbiamo perse perché abbiamo subito questi tiri e forse ci mancava il risolutore in quei momenti. Oggi ce l'abbiamo avuto noi, abbiamo vinto la partita. E l'applicazione difensiva di Bellina nell'ultimo quarto con quella palla recuperata contro Gatti? Super. Federico secondo me è insostituibile anche oggi. Non so quanto l'ho fatto a giocare, 39, 36. Devo ancora leggere le cifre. Sì, ma tanto. È ovvio che abbiamo un lungo in meno, adesso una rotazione in meno, però se vai a vedere anche quando avevamo un lungo in più, lui giocava sempre tanto, secondo me lui è imprescindibile.
Lui deve stare in campo perché lui conosce la pallacanestro, lui sa le cose che bisogna fare per vincere e si è sbattuto come un pazzo. E secondo me la sua difesa negli ultimi minuti, quando aveva 4 falli, perché questo ha difeso alla morte gli ultimi 4 minuti e mezzo con 4 falli senza usare le mani, solo usando le gambe, dopo 35 minuti che era in campo, veramente grande fede.